Le biodiversità del Montalbo, della Sardegna e del mondo intero sono un valore, una ricchezza irrinunciabile per l'umanità. I sardi dovrebbero imparare a saper cogliere questa importante opportunità di sviluppo. Da par mio mi interessa evidenziarvi un uso culinario che di alcune di queste erbe si può fare, anche nella realizzazione di un piatto tipico di questo territorio, serba vrissa. Se ne sta occupando per noi Nicolosa Mureddu e avrà anche una variante di mio gradimento. Andiamo! Bentrovata Nicolosa. Benvenuto Modesto. Grazie, anche un bacio e un abbraccio, ci sta sempre bene. Nicolosa, hai raccolto queste erbe, ma facciamole conoscere, presentiamole anche al pubblico di Videolina che ci ascolta da casa. Questa cos'è? Allora, guarda Mussone, Savetta agreste, Zerbeina pranzu, Saperra ortiche, Inucru agreste. E queste non le portiamo? No, non me la spotta ponere. Esistate sul mese di marzo, che ne è in estate morbida, ma come non è sferita e non sono provonasa. Oltre alle erbe spontanee, utilizzate anche altri ingredienti. Quali sono? Zucca o leverza, una paia di patatas, un uovo, sulardo e sistrutto. E questa che vedo in gran numero, che cos'è? Questa praticamente è questa, sugardo santo, che serviti una via che la persona si sente appesantita, sia che ne sa stisanasa, e si viete su manzano a digiuno una tassedda e poi donzi via che prima è mannecare, però perde scarche chilo. Ah, quindi serve per dimagrire? Però dimagrire. E ne hai portato così tanto perché? Ho pensato a te, che te ne scarche chilo da perdere. Andiamo a cucinare. Nicolosa, l'acqua è pronta, non ci rimane che iniziare ad affettare le erbe e iniziare a metterle dentro. Dai, sì. Ti aiuto anche sì. Io. Grazie. E cominciamo a larghettare. Bene. Questa è tutta dietetica. Sarà contento il mio dietologo. Questa bella poniamo sotto, che ha tanto d'air morbida. E quindi... E fa bene. E anche bene. Nel frattempo che tu prepari il lardo, Nicolosa, io metto anche le patate sì. A bollire. Sì. Tu tagli il lardo, io inizio a mettere la padella e iniziamo a mettere anche lo strutto, no? Eia. Ecco, questa è la parte che al mio dietologo non piace. Ecco, il lardo lo tagli molto sottile. Lo strutto è pronto, possiamo iniziare a versare il lardo. Che gettiamo sul lardo? Facciamo imbiondire bene. Sì. Possiamo iniziare a mettere le cipolle. Qui siamo pronti, mi sembra, tu hai già pelato le patate, le stai già facendo imbiondire. Io direi che possiamo iniziare a mettere tutto assieme. Allora, una cosa molto importante da far capire a chi ci ascolta a casa è che le erbe, una volta bollite, vanno scolate dall'acqua, in questo modo semplice. Che bel profumo che si sente, Nicolosa. È una meraviglia. Invitante. È una meraviglia. Senti, adesso noi, come dire, facciamo un po' una variante alla ricetta tradizionale, no? Perché c'è qualcuno che dice che l'uovo si usa, altri che non si usa. Noi lo usiamo sia anche per ricordare che veniva utilizzato per dare un po' di sostanza a questo piatto povero ma molto salutare e poi per amalgamare anche i sapori. Quindi prepariamoci pure per mettere l'uovo. A tu Nicolosa e io invece ne approfitto per inserire un'altra variante a questa ricetta, il moscato di lula, e noi lo utilizziamo anche per dare un po' di dolcezza e ammorbidire un po' i sapori dell'amaro delle erbe utilizzate. Facciamo sfumare. L'hai assaggiato? Come l'assaggio, Bene, siamo pronti per impiattare. Serba vrissa con la variante realizzata con il moscato di lula.
Ci siamo lasciati con i profumi del Serbafrissa al Moscato di Lula e ora rientro verso il paese e voglio parlarvi di arte e di cultura che in questa popolazione si esprime in svariati modi, con la poesia, il canto, la recitazione oppure con il McLula. Il McLula che io rappresento è un museo di arte contemporanea che nascerà l'anno prossimo, probabilmente a Pasqua. Stiamo ristrutturando 4 immobili col contributo della Comune e anche della solidarietà dei paesi vicini. Vogliamo portare l'arte contemporanea in questa località per dare uno slancio importante, per attirare i giovani, per dare sviluppo al territorio e creare una rete comune di tutte le realtà che abbiamo, Nuoro, Orani, Bitti e quant'altro. Dare sviluppo al territorio attraverso la creazione di un museo di arte contemporanea. Alcune cose mi hanno colpito particolarmente del carattere dei luvulesi. Penso all'ospitalità, penso all'accoglienza che questi riservavano alle migliaia di pellegrini che venivano nelle festività di San Francesco di Lula, quando di queste feste se ne occupavano i luvulesi. Penso alla capacità artistica del poetare in rima, che qui a Lula diventa anche un modo per attenuare le conflittualità interna. C'è un detto a Lula che recita testualmente: a brigare in rima non vado offesa. E allora durante anche le competizioni elettorali se le cantavano e se le suonavano in rima e nessuno si offendeva. Pensate se questo succedesse oggi, sarebbe una grande lezione di vita per il mondo. Per farvi capire ancora meglio l'animo dei luvulesi, voglio raccontarvi una storia particolare, una storia intrisa di sofferenza, ma che fa capire la dignità di un popolo che vuole reagire a un periodo buio da par suo in modo orgoglioso. La vita di una popolazione che reagisce a un periodo particolare con un'esplosione di vita poetica. La partecipazione è stata grande, fu una liberazione e l'animo oppresso venne alla luce. Lula, credi in te stessa. Hai da dare tanto alla Sardegna e al mondo. Luvula ti canto. Di poesia Lula ti canto nasce nel 2010. Nasce dall'esigenza di un poeta lulese, Ziutaniele Tati, il quale si presentò in biblioteca a chiedere di realizzare appunto un premio per Lula. Lula in quel preciso momento veniva fuori da un periodo di commissariamento lungo 10 anni. Erano accaduti anche alcuni fatti di cronaca. La gente conosceva Lula non per quello che era, ma per quello che sembrava fuori. L'esigenza era quella di riprendersi, riappropriarsi di quella che è stata e di quella che era veramente. Non dimentichiamoci che Lula è stato un esempio per le sue lotte, per la lotta del sologo con la quale ha rifiutato l'industria petrolchimica, per la difesa del Monte Albo dal taglio indiscriminato di 900 ettari di bosco, lotte che hanno segnato, che hanno dimostrato tutta la forza, tutto il potere, l'essere profondo di questa comunità, la volontà di difendersi, di essere quello che voleva essere e non quello che altri volevano che fosse. A Lula la poesia era veramente di casa, si parlava in poesia nei vicinati, magari si lanciava un verso da una casa e dalla soglia di un'altra casa si rispondeva lo stesso in poesia, oppure al lavoro nei campi per esempio, no? Si parlava sempre in poesia.
Il premio di poesia è agganciato, abbinato ad un momento in cui si evidenziano anche le immagini del paese. Durante la prima edizione del 2010 si è pensato di dare in mano la poesia vincitrice dell'unica sezione esistente Pro Luvula ad una pittrice, la quale, pittrice muralista, la quale ha realizzato il murale di Via Giorgio Asperoni, che racchiude in se stesso la poesia vincitrice. Successivamente si è abbinato al premio di poesia un concorso fotografico, Mazzines de Poesia, con la quale si realizzano delle immagini appunto fotografiche, così che appena conosciamo i nomi dei vincitori del premio di poesia, le prime tre poesie classificate vengono consegnate in mano a dei fotografi amatoriali, i quali vanno in giro per il paese di Lula a cercare le immagini corrispondenti a quelle che i poeti hanno descritto con i versi. Così si realizza una mostra che viene esposta durante le cerimonie di premiazione. Come potete vedere dai pannelli, ci sono le fotografie e le poesie corrispondenti. Però, non ritenendo sufficiente questo, si sono realizzate anche delle cartoline postali che stampiamo grazie al concorso di poesia Lula ti canto e al concorso fotografico Mazzines de Poesia, che fanno parte dello stesso progetto Lula ti canto, e vanno in giro appunto per il mondo a portare la luce di Lula e non il buio con il quale gli altri ci vogliono descrivere. Cala la sera. A quest'ora esiste solo lui. Quando la fertilità della terra va bagnata con il sangue e il vino, si cerca la vittima sacrificale, colui che muore e rinasce a nuova vita per noi, su Battileto. Cari amici di Videolina, qui con me Antonio Marras, il figurante vittima di Sos Batileddos di Lula. Sos Batileddos è una delle maschere caratteristiche di Lula e probabilmente anche quella più impressionante di tutto il carnevale sardo. Antonio, tu coltivi questa passione fin da bambino, spiegaci come nasce. Beh, nasce appunto probabilmente dai sogni un po' strani che facevo sin da bambino, dei sogni che poi ho scoperto essere altro, e questi sogni erano anche un po' indotti da una figura che io vedevo passare nel periodo di carnevale, la zia Stefania Moreggio, uno degli interpreti appunto dei Sos Batileddos di Lula. Quindi Antonio, Sos Batileddos non è una manifestazione carnevalesca, ma è un rito anche cruento. Dal mio punto di vista sì, è un rito, è sicuramente quello più cruento in assoluto. Perché? Ma perché intanto nella sua crudeltà probabilmente è quello che mantiene quelli che dovevano essere i tratti originari di un rito dove era prevista l'uccisione di una persona, no? La vittima sacrificale si immolava per il bene di tutta la comunità. Stiamo parlando di riti arcaici della fecondazione della terra con il sangue, no? Il dio è quel dio della vegetazione. Il dio Dionisio. Io qui, sì, utilizzo anche il nome di Dioniso, anche se in realtà credo che sia un rito ben precedente a quello dionisiaco. E poi è importante utilizzare il condizionale quando si parla di queste cose. Io credo che questo sia un rito che va ben oltre 10-15 mila anni prima di Cristo. I greci non hanno fatto altro probabilmente che prendere, no, un po' come funziona, che i vincitori prendono la cultura dei vinti e la fanno propria e poi la ripropongono. Conosciamo meglio da questo contributo quali sono i figuranti del rito de Sos Batileddos. Io de Sos Batileddos ho acoso la figura di suo massaio. Questa invece è la figura di Sargatia. La gatia è vestita, che non è un mucatore vezzo, un isallu vezzo e la brusa. Poi io che te vinta una unnedda vezza, però giunta la unnedda io che sono spantalone. Casi collocamo, come ente meta studioso nana, sul rito di Subbatileddi, in un rito dionisiaco, è stato praticamente soppiantato
da esosomina la figura sagattia, prima sarbaccante praticamente in Iemina che eseguivano a Dioniso, però siccome è un rito meta accattivante, baia meta trasgressione, e probabilmente sul fumino spiaghia questa cosa e quindi cana posta banna la femmina e hanno sostituito questa cosa. Però batta meta che sono vestite da gattia, che si pone in linfa un mincrile di porco, però che divide la mascolinità e segno in questa procreazione, dei sorriti pagani che si chiamano la fecondità della terra e quindi hanno questa attrezzatura calicuna. Poi noi no, che non siamo tizie e datos in cara, però quando si esce a fare questa rappresentazione in cara queste tizie, cioè siamo tizie e datos in cara che sono umatico atto dai superdone uscrato. Io, come ho parlato prima, ho la cosa figura di su massaio. Un massaio è vestito con un gabbano, un usacu, poi un pepe su puntoglio, zazoca, qualcuno tipo su che tira su carro, che benza su un marrazzo impiccato, vestito a pantalone e a gambale. La figura di su massaio è aguzzino, su chi praticamente piccaia a giro su batileggio intro e vida. E così tanto lo massacraiano, lo pungiano a fare chi ha tessito su zammene, chi ti segno per fecondare su terreno. In ultimo, quando si arrivava a tassa finale, che veniva finnicato, su zammene praticamente e si atarrio, veniva appunto proprio per lucchiere, e poi bitti la resurrezione su battileggio. Veniva torrati in sulco, veniva torrati in sé, che hanno staiato appunto a morrere, ti ridaia su vino per lo resuscitare. Il vino che ha proprio una medicina per lo hacere torrare a vita. Quando su battileggio poi veniva piccata a tira, intro e vida, adulto periato, de donzi maniera, la gattia si di fatto, io chi ha una vinza e giù che non ho una bamboletta di strazzo e questa la pone nella nuova sarvacchiana, nella nuova sardente, l'inana della vasare, zilidana zatita, è un segno esplicito di pettire insomma su traste. Quando nana vinza il morto, lascialo che il morto è il morino, mi ha scusso questo una maniera di narrare chi battate la cosa morta, insomma, questo non esplicito che queste rutraste di somine, la miseria praticamente. Antonio, vuoi spiegarci un po' meglio in che cosa consiste e quali sono le caratteristiche del figurante vittima del sos batileddos? Io interpreto appunto il figurante cosiddetto vittima. È molto simile alla gran parte delle maschere che vediamo in giro, ma il batileddo ha alcune cose molto particolari, praticamente uniche nel loro genere. Ce le vuoi descrivere bene? Sì, intanto mi viene praticamente montato una sorta di palco con uno stomaco di capra pieno di vino ed acqua, sangue, scusami. Questo stomaco viene pungolato per tutto il tempo, per tutto il tragitto, in questa sorta di via crucis, no? Da lì scorga il sangue che poi deve, in sardo si dice, ingrassare la terra, cioè la feconda. Un'altra cosa molto interessante, praticamente unica, è che fra le corna il batileddo vittima porta l'omaso, che è il terzo stomaco dei ruminanti, e questo parrebbe arrivare da una storia della mitologia sarda che racconta di Trullio, che era una figura mezzo uomo, mezzo maiale, mezzo cinghiale, era un po' il padrone, dicevano, dei cinghiali, che viveva appunto nel Montalbo di Lula. Trullio
si incontrava e si scontrava tutte le notti con Voe Tomasu, un bue che interpretava la parte del bene, che viveva ad Orgosolo e si recava appunto a Montepizzino, nel Montalbo di Lula, per combattere contro Lio. Voe Tomasu non riusciva ad uccidere Trullio finché escogita uno stratagemma e chiede a un fabbro di rivestirgli le corna d'acciaio. Con questo stratagemma riesce ad uccidere Trullio e porta in giro poi per un po' per dimostrare, no? come trofeo della vittoria lo porta a fare le corna. Quindi a me piace pensare che questo possa essere la motivazione per cui la vittima del Batilledu porta fra le corna appunto questo omaggio. Antonio, che significato ha rifare oggi il rito de Sos Batileddos? Beh, intanto serve a mantenere, a conservare qualcosa che fa parte delle nostre radici e della nostra identità di sardi. E poi comunque nel tempo questo rito è diventato anche molto studiato a livello scientifico, antropologico, per cui richiama moltissimi studiosi, ma anche tantissima gente che viene semplicemente per la curiosità di vivere direttamente questo rito. Come e quando si svolge il rito? Beh, intanto ti preciso una cosa. Ciò che facciamo noi è sostanzialmente un surrogato di ciò che accadeva fino al 1946 con quelli che l'hanno interpretato fino ad allora. Il rito durava dal giovedì grasso fino al martedì grasso, chiamato qui Sadie Sucrepato, e ciò che si faceva, questa sorta di processione, di via crucis, no? di questo poveraccio, doveva anche servire a fare una sorta di questua, cioè la gente dava dei dolci, del vino, del cibo, che poi servivano appunto per il martedì grasso, Sadie Sucrepato, per la cena comunitaria che veniva praticamente condivisa da tutti. E questo è uno degli aspetti che noi abbiamo mantenuto in realtà, perché il cibo che offriamo la sera dopo il rito del Subatileggio fa parte comunque del rito. Per noi è importante sia il cibo che il vino, sono degli elementi fondamentali per questo rito del Subatileggio. Anche il pasto fa parte del rito, anche a noi non ci rimane che unirci e con voi cari amici di Videolina vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata, saremo nel parco di Tepilona.